design è sia una disciplina che una professione ben nota per essere in grado di mettere le persone al centro del processo di innovazione, raccogliendo dati principalmente qualitativi e che ne raccontano il contesto, le azioni in una situazione specifica. Lungo l'arco di questo processo, il designer quindi raccoglie dati che cercano di leggere i fenomeni socioculturali in atto, i trend di mercato, ma anche le azioni e i desideri delle persone, spesso utilizzando metodi di osservazione diretta. Nello studiare processi e problemi progettuali in questo modo, il designer raccoglie per ogni progetto almeno 15 tipi diversi di dati qualitativi, che spaziano dall'osservazione di attività in contesti specifici, a interviste con esperti ed utenti, fino alle informazioni date dal cliente che propone il problema progettuale e così via. Questa tipologia di dato che il designer utilizza tradizionalmente descrive comportamenti, bisogni, desideri, racconta storie e in etnografia è ben conosciuta come thick data, ovvero dati spessi che raccontano i desideri e i bisogni delle persone e che non possono essere quantificati. Usando questo tipo di dato, il designer trova grande ispirazione per risolvere qualunque tipo di problema progettuale gli si ponga davanti. Ma cosa succede al processo di design quando a questa tipologia di dato, spesso e ricco di significato, viene affiancata un'altra tipologia di dato con caratteristiche opposte, ovvero i big data, che sono freddi, numerici, ma che potenzialmente contengono diverse modalità di leggere i movimenti e i cambiamenti della società? L'utilizzo delle panoramiche restituite dai dati grandi e le storie raccontate dai dati spessi fa ancora fatica a convergere nel processo di design. I designer infatti sono alla costante ricerca delle motivazioni intrinseche che stanno dietro i comportamenti delle persone, la cosiddetta reason why. Non si accontentano di un calcolo o di una statistica e non si fidano di affidare ai dati e agli algoritmi che questi dati alimentano potenzialmente la decisione del destino delle persone. Per utilizzare i dati in maniera rilevante, i designer hanno bisogno che tutti questi dati vengano trasformati in dati thick. Quando vengono posti davanti a un dataset misto, i creativi si imbarcano in un processo che potremmo definire di thickening, ovvero un processo di spessimento di questi dati, dove anche i numeri vengono spogliati del loro finto velo di oggettività e vengono plasmati in vulnerabilità e rappresentazioni spesse e ricche di significato. Nel fare questo, i designer sono in grado, nella convergenza di dati big e thick, di attribuire nuovo valore alle soluzioni progettuali che possono derivare dalla convergenza di questi dati e quindi attribuire nuovo valore anche al termine umano.